Ma vedete, respira la signora. No, non dà proprio segni di vita. A schiaffeggi non va proprio, la pressione non si dà proprio segno di vita. Allora, secondo quanto rilevato dai periti incaricati dalla famiglia di Sara, il marito la filma agonizzante per quasi 9 minuti e solo 2 minuti dopo la fine della registrazione fa la chiamata ai soccorsi al 118. Sentiamo. 118? Da Pompei, dalla Basso. Grazie. Pronto al 118, prego. Prendete subito l'autobus numero 132, Pompei. Allora, Pompei, via. Numero 132, autobus, veloce. Via Lepanto, numero 132, veloce. Allora, non dovete dire veloce, aspetta, abbiamo tempo. Via Lepanto, 132. Il cognome della Marano. Marano? Vedete un quadro fibrillatore. Allora, rispondete alle mie domande. Marano... Numero 132. Come si chiama la persona che ha bisogno di soccorso? Come si chiama? Aiello Serafina. Quanti anni ha questa signora? 32, veloce, 32. Veloce. È svenuta, che è successo? Vi posso dare già aiuto? Ditemi. Allora, alla settima depressione risulta niente. Non battite non niente. Ho capito. È diabetica, ha qualche problema? No, nessun non problema. Non vi risponde la chiamate, non vi risponde. Prende soltanto... 400. Ok, va bene, mi mando subito l'ambulanza. No, ma nemmeno, cioè prima chiami il 118, ma proprio prendere in mano un telefonino e filmare una persona che sta male, io veramente non so che cosa passi nella testa delle persone. E continuiamo, in questa seconda telefonata si deduce che il marito non aveva ancora tentato di rianimare Sara. Sentite. Ciao, scusate, ma la mamma che ora viene? Fammi capire. Sta arrivando, allora fai... Ma veloce! Io non devo venire io, già partita l'ambulanza. Allora, ascoltatemi, la signora non si è ripresa. No, non si è ripresa. Ma vedete, respira la signora. No, non dà proprio segni di vita. Passate solo voi e la signora. Sì, è un'altra signora. Allora, ascoltatemi, riuscite a fare un massaggio cardiaco? Allora, ascoltatemi, mettete la persona a terra, non sul letto. A terra, perché non va bene. Sfoggiate la persona a terra. Mettetevi al lato della signora in ginocchio. Aspettate un attimo, intendete in linea? Sì. Allora, in quest'altra chiamata, adesso vi faccio ascoltare tutte le chiamate e poi parleremo, abbiamo un collegamento. In quest'altra chiamata il marito sostiene che Sara sia ancora viva. Secondo quanto è emerso dal lavoro dei periti incaricati della famiglia Aiello, cioè la famiglia di Sara, l'uomo avrebbe mentito. Ascoltate. 118? Signore, stavo prima in linea. Sì, dove? Per il soccorso, perché mi stavate dando soccorso? A Pompei? Sì, a Pompei. Allora la ragazza la dovete mettere a terra? Sì, a terra. Allora con le mani piegate al centro del torace dovete fare delle pressioni decise, ritmiche. E non dovete fermarvi finché non arriva l'ambulanza. Ci sta qualcun altro vicino a voi? Non ho capito. Ci sta qualcun altro vicino a voi? Sì. Sì, allora quando vi stancate vi date il cambio con qualcun altro. Ok. Va bene, le mani una sull'altra al centro del torace e fare delle pressioni ritmiche. Sì, ma non è cardiaco però. No, ma ha pigliato qualche farmaco la signora? Vabbè, ma quello è per di crisi epilettica, a volte è capitato queste cose, poi si riprendete. Ah, ho capito. Oh,
A schiaffeggi non va proprio. La pressione non si dà proprio segno di vita. Oh, ma la signora vestita? Vestita, sì. Vestita, quindi è diciamo, c'è un colorito normale. No, è bianca. È bianca. Allora, controllatevi se la lingua abbia ostruito le vie aeree, se non riesce a respirare. No. 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 Da quanto tempo soffre di crisi epilettica la signora? Non vuoi dirmi. Sta in terapia. Sì. Ma sta venendo la dopo la? Sì, sta venendo la dopo la, ma la sollecitiamo. Allora, Maria Grazia Sarrocco, la nostra inviata, adesso c'è l'invio a giudizio per omissione di soccorso. La richiesta era quella di omicidio volontario, sì. Però. Sì, Eleonora, infatti, come dicevi, quest'uomo è stato rinviato a giudizio per omissione di soccorso. Proprio alcuni giorni fa i familiari di Sara Aiello, di questa giovane mamma di appena 36 anni, hanno presentato un'altra denuncia alla procura di Torre Annunziata. Perché questo? Perché, insomma, si sta indagando ancora e quindi potrebbe non essere esclusa la possibilità che ci sia un coinvolgimento da parte dell'uomo nella morte di questa donna e quindi potrebbe esserci anche un'accusa di omicidio volontario. Naturalmente ci sono delle indagini in corso e quindi soltanto tra breve riusciremo a capire anche questo aspetto. Una vicenda davvero complicata e davvero dolorosa, quella che riguarda questa giovane mamma e questa giovane donna, che aveva dei problemi nell'ultimo periodo, ecco, aveva accusato dei strani problemi e gli stessi fratelli che sono con me, Rosario e Raffaele, mi confermano questo. Si era rivolta anche a dei medici, prima al suo medico di base, poi a un neurologo. Problemi, diciamo che aveva dei mancamenti. Di svenimenti, sì. Sveniva di continuo, Sara, quindi si stavano accertando le cause. Rosario? Sì, in effetti aveva subito Sara circa un paio di mesi prima si erano verificati due svenimenti e quindi stava facendo delle vari accertamenti medici. Quindi poi fino all'epilogo di quella notte, triste purtroppo quel... Rosario, era stata anche da un cardiologo vostra sorella? Sì, due cardiologi, sì. E poi non si è mai capito perché poi erano emerse delle problematiche cardiache sui sì, documenti. Però non ho capito, scusatemi. Poi, allora, la morte di Sara è dovuta ad arresto cardiaco, giusto? Allora, per una cardiopatia congenita ereditaria, questa è la causa della morte di questa donna. Ricordiamo che il corpo di Sara è stato riesumato nel 2020. Quindi è stata eseguita allora, l'autopsia perché... soltanto successivamente dietro richiesta. Ma perché si sarebbe messo a filmare suo marito? Scusatemi, io poi cerco un attimo di riportare. Ma perché si sarebbe messo a filmare lei invece di chiamare i soccorsi? Questo non si riesce a capire. Perché? Come ve lo siete spiegato voi? Cioè, cercando un attimo di andare un po' alla logica in un momento in cui, per carità, una persona può ragionare in qualsiasi maniera, no? Davanti ad un'urgenza, davanti a un familiare che è steso a terra e che tu non sai che cosa fare perché non sei un medico. Ma che cosa salta in testa a uno di prendere un telefonino di film? Perché? Il medico gli aveva detto di filmarla? Non si capisce. Come ve la siete spiegati voi? Ancora prima del filmato, c'è anche un altro aspetto da chiarire che è molto inquietante, perché dagli atti risulta che il malore di Sara era partito almeno 40 minuti prima. Questo lo dichiara il marito e sta agli atti. Quindi ancora prima del filmato ci sono 40 minuti prima di buco che non sappiamo assolutamente cosa sia successo. Quindi... Però vorremmo capire, Raffaele, sì, perché queste immagini? Perché è stato ripreso quel momento, il momento... Sì. Più doloroso, tra l'altro. Allora, da quello che noi sappiamo, Sara si era recata da un cardiologo, il quale aveva correttamente diagnosticato un problema cardiaco e quindi a seguito di questa visita aveva rimandato la stessa a una visita specialistica, si chiama Oltre 24 ore, che dall'Oltre 24 ore abbiamo visto che comunque ha confermato questo
questo sospetto del cardiologo e quindi si era accertato che Sara aveva un serio problema cardiologico. Scusatemi, perché sennò non riesco a capire nemmeno il pubblico in questa cosa. È proprio per questo motivo che quando succede un fatto di questo genere, visto tutte quello che gli aveva detto il cardiologo, tutte le patologie di cui soffriva Sara, che aveva e che erano state accertate, non è che uno si mette con il telefonino a riprendere una persona, chiami subito i soccorsi, ma 9 minuti sono lunghissimi, 9 minuti possono essere salvate tante vite. E questa è la domanda che oggi facciamo. Avvocato, vorrei spiegare questo momento. Eleonora, sì. Vorrei spiegare questo momento. Sì, perché sennò non riusciamo a comprendere la dinamica dei fatti. Cerchiamo di capire bene, esatto. Allora, questa donna ha dei problemi, si reca dal cardiologo, 2 cardiologi, vengono fatti tutti gli accertamenti, deve fare un holter. Sembra che poi questi risultati non siano mai stati portati al cardiologo, questo è quello che emerge dagli atti. Successivamente, il marito e Sara si recano da un neurologo. Da un neurologo al quale il neurologo, l'uomo avrebbe detto, noi usiamo il condizionale naturalmente, che la donna, quindi Sara, soffriva di crisi epilettiche, che le era stato dato un farmaco. A quel punto il medico, il neurologo, dice all'uomo di riprendere con il telefonino eventuali crisi di Sara, proprio per fare una diagnosi più precisa. E questo è quello che avrebbe fatto proprio la sera del 3 giugno del 2015, noncurante del fatto che Sara stesse davvero, davvero molto male. Cioè, la mia domanda è questa, avvocato, mi scusi, ma secondo lei c'è stato del dolo qui o no? Cioè, il marito ha fatto quello che gli aveva detto il neurologo per 9 minuti, non pensando che la situazione fosse così grave, o c'è stato invece un altro tipo di atto volontario? Mi spieghi un attimo che cosa chiedete voi? Buongiorno Eleonora. Allora, perché all'inizio avete parlato di omicidio volontario? La vostra richiesta era diversa dalla omissione di soccorso. Avvocato, diciamo le cose come stanno. C'è una situazione particolare e anomala. Fino a oggi gli audio del 118 non erano stati chiesti. Dopo averli ottenuti, e grazie anche alla consulenza dell'M-Team e dei medici e informatici, abbiamo messo in sequenza ciò che è accaduto quella sera. È emerso che il marito, al di là del buco di 40 minuti di questa crisi, il marito entra nella stanza della moglie di Sara. Prima ancora di arrivare al capezzale, registra quello che stava accadendo per 8 minuti, poco più di 8 minuti. C'è un buco subito dopo, registra l'agonia della moglie fino al suo decesso, fino all'arresto cardiaco. Dopodiché c'è un buco di 2 minuti, nel quale il marito, sebbene in casa ci fossero altri telefoni, aspetta un paio di minuti e poi chiama il 118. Chiama il 118, afferma che la moglie, non si sa per quale motivo, voglio dire, non era un elemento necessario, afferma che assumeva un farmaco che era letale per la malattia cardiaca di cui soffriva. Afferma che era un farmaco letale? Lui lo sapeva, cioè questo che chiedo, che stiamo cercando di capire, quest'uomo sapeva che quel farmaco era un farmaco letale per quella malattia cardiaca, la famiglia era stata informata che questa donna assumeva questo farmaco, lei non aveva detto niente a nessuno? Pare impossibile che non avesse detto nulla di questo farmaco ai familiari. Pare impossibile anche a noi, infatti è quello che noi chiediamo, perché quando il marito porta la moglie dal neurologo, quindi il secondo medico, non dal cardiologo, fanno la visita cardiologica, c'è il sospetto di questa malattia confermata da una consulenza medica, confermiamo che c'è questa malattia, il marito non porta Sara di nuovo dal cardiologo, ma da un neurologo, il marito afferma che Sara assumeva già questo farmaco, ma non c'è alcuna prescrizione. Il medico curante ha detto: io non ho prescritto questo medicinale a Sara. Quindi c'è un buco, nessuno ha prescritto questo medicinale a Sara, che poi il neurologo ha aumentato la dose. Aumentando la dose è diventato effettivamente letale per la povera Sara. Non è colpa del marito allora, scusatemi, è colpa del medico. Il marito ha affermato che la moglie assumeva già questo farmaco.
ma non sappiamo chi lo ha prescritto. Il medico, il cardiologo e il medico di base hanno detto di non aver prescritto loro questo farmaco, quindi non si sa. È il marito che lo ha... qualcuno abbia cercato di far assumere un farmaco che non doveva prendere, che Sara non doveva prendere, e qualcuno abbia portato Sara a prendere un farmaco che invece di farle del bene le faceva del male. Questo è il vostro pensiero. Cerco di interpretare, sì. Avvocato, mi scusi, ma perché sennò ci giriamo intorno e non capiamo qual è il nocciolo della situazione. Voi pensate che ci sia dolo in tutta questa azione del marito? È quello che noi chiediamo alla procura di indagare, che da anni non ha voluto, cioè non hanno svolto queste indagini, nel senso che noi chiediamo di verificare chi ha prescritto per la prima volta e se è stato prescritto. Prima dobbiamo verificare se effettivamente sia stato prescritto questo farmaco alla moglie e in quale quantità, con quale dose. Dopodiché ovviamente il neurologo, sulla scorta di assenza di documentazione, quindi non c'è documentazione che afferma. Una domanda, avvocato. Ma c'erano dei problemi tra Sara e il marito? C'erano stati dei litigi o era una coppia, diciamo, di due persone che si volevano bene, che stavano portando avanti un matrimonio felice? No, da quello che ci risulta erano separati, c'erano dei problemi ed erano separati in casa. C'erano stati dei problemi di verbi economici? Dei problemi fra marito e moglie di incomprensione, che erano, a detta anche del marito, erano separati in casa. Va bene, però dobbiamo aspettare la magistratura perché ci sono troppi... lo capisce, no? Che ci sono troppi punti interrogativi ed è molto difficile dare delle risposte a tutto questo, no? Per cui attendiamo il processo. Sì. Beh, perché questa faccenda del farmaco è un po' misteriosa, perché un neurologo che conferma, anzi raddoppia, un medicinale che è stato prescritto da non si sa chi, sapendo che ha anche una patologia cardiaca, questo è un po' misterioso, e quindi lasciamo, aspettiamo le indagini. Sulla questione dei 9 minuti di filmato forse ci possiamo esprimere con più convinzione. C'è il rischio che ci sia una prescrizione? Che un filmato di 2 minuti è già lunghissimo, lo vediamo in TV, 9 minuti è un'infinità, poi ce ne sono altri 3. C'è il rischio di prescrizione qui, avete paura di questo? Per l'omicidio, sì. Cosa dici Valerio? No, nel senso, se dovesse rimanere questa l'imputazione, cioè un'omissione di soccorso, perché non si è fatto, non si è attivato adeguatamente per salvare la consorte, e evidentemente, essendo il fatto del 2015, noi siamo nel 2021, fatevi il conto, fra un anno e mezzo, quella ipotesi di reato, se dovesse rimanere quella la contestazione, si estinguerà per prescrizione, anche in caso, perché questo è l'altro scenario, di omicidio colposo, cioè nell'ipotesi in cui si dovesse ravvisare una responsabilità del medico che ha sbagliato nel somministrare o far assumere quel farmaco, sempre 7 anni e mezzo il termine massimo della prescrizione del reato. Quindi solo un colpo di scena, cioè un omicidio volontario o altra ipotesi di reato più significativa, potrebbe salvare dall'estinzione questo reato. Quindi il tempo qua è fondamentale. Qual è il vostro appello? Sentiamo i due fratelli, qual è il vostro appello oggi? Comunque sì. Allora, volevo chiarire un aspetto. Noi, quando abbiamo commissionato all'M-Team dei consulenti americani, tramite i nostri avvocati, la visione del 118, i file del 118, collegati al video che precedentemente abbiamo parlato, noi siamo arrivati alla conclusione che lui, mentendo anche al 118, quindi per noi è un fatto, ha voluto simulare il soccorso. Quindi questo ci fa pensare che lui ha volontariamente non soccorso Sara. Questa è per l'omissione di soccorso? No, soccorso è un'altra cosa. Noi riteniamo che lui abbia volutamente non soccorrere Sara. Allora, per cui quella mia domanda dall'inizio è, secondo voi, secondo l'accusa c'è stato del dolo? Lui dice di no, adesso si andrà a processo e si capirà che cosa è accaduto, ma soprattutto quali sono i motivi per cui litigavano queste due persone che risultano, da quello che mi ha detto l'avvocato, separate in casa. Mando solo un piccolo pezzo perché è molto importante sugli orari, da capire quello che è successo quella mattina, ok? Sentite. Se
Secondo quanto appurato da M-Team, il pool investigativo statunitense a cui si sono rivolti i fratelli di Sara, la sequenza temporale degli audio in cui il marito della donna chiama il 118 e di questo video girato dall'uomo avrebbe permesso loro di ricostruire quanto realmente accaduto quella notte, giungendo alla conclusione che a Sara non sia mai stato prestato soccorso se non dagli operatori del 118. Per il pool investigativo le riprese video sarebbero state effettuate dalle 4.14 alle 4.23. La prima chiamata al 118 sarebbe stata fatta alle 4.24, quasi due minuti dopo la fine della registrazione video. Dopo 9 minuti dalla fine della registrazione, l'uomo richiama al 118, sottolineando che la donna non respira più. Signora, non si è ripresa? No, non si è ripresa. Ma vedete, respira la signora. No, non dopo segni di vita. L'operatrice gli consiglia di adagiarla a terra, in modo da praticarle il massaggio cardiaco. L'uomo mette in attesa la chiamata e parla con una donna. Di chi si tratta? E da quanto tempo si trova in quella casa? Nell'ultima chiamata, alle 4.34, il marito di Sara dice che la donna sta respirando. Ma la signora respira? Respira, sì. Respira, quindi diciamo c'è un colorito normale. No, è bianca. Per il gruppo statunitense, i fratelli e per chi indaga, però la giovane mamma aveva cessato di vivere 12 minuti e 16 secondi prima.